essere stata una costosa distillazione alla marea del mare. Il cielo è più professionale, premedita se stesso. Il tempo, questo tempo è inaffidabile. Vengono giù gelati poi rane. Un giorno baci celebri, un altro giorno eliche in funzione. E come informazione si sente spesso chiedere dov'è che si sistemano le capocchie ai fiammiferi. Queste le uscite spicce, celeri così come lei le intuisce, che veloci inceneriscono se stesse. Avanti un'altra, così si va, a spasso si va. Ecco i negozi, non le sembra più di stare a casa. Ecco cammina nell'uno e l'altro senso, non avendo al fianco chi l'accompagnerebbe nelle minime e le massime escursioni. Ecco i negozi che ingoiano tutti i fracassi, non affliggono né stomaco né cuore. Eccola qui, dov'è la padrona del proprio giro vita, del proprio giro collo, del proprio giro periplo del corpo. E lo spazio non è quella questione. Ecco i negozi, si può tacere senza dare silenzio come spiegazione. Ecco qui, tra le creature scisse, tra chi entra e chi esce, c'è uno scambio di temperature. Si diventa termometri contraddittori, si passa tra le cose sfuse e vaghe, come tra le acidalghe, maghe, circe e negatrici, dimenticando e poi dimenticando. Così sei fortunata, hai trovato esattamente quello che cercavi. Tre bravi di Cayenne, ovvero un forchettino per i ravanelli. Così sei fortunata, hai trovato il posto più esclusivo della storia, le pagine in cui Antonio con Cleopatra si strapazzano ancora con Eutanie, dalle braccia ormai implicite nell'altro. Sopravvissuti ad ogni nave che si inabissò. Immersi in un tripudio misto seta, in una negligenza oblio di sciarpe. Ed è come non mai non stare a casa.